Amici di Teletermini, ci troviamo presso il Parco archeologico di Mera in occasione della manifestazione Mera Legge. Siamo in compagnia del direttore del Parco archeologico, l'architetto Domenico Targia, e ci parli un po' di questa manifestazione. Cosa ne pensa e cosa si aspetta dai Mera Legge? Allora, Mera Legge intanto stasera è il battesimo di Mera Legge, è uno dei tantissimi modi per aprire le porte del parco alle popolazioni del territorio e lo facciamo con cinque, definirei artisti, cinque autori con produzioni letterarie tutte diverse l'una dall'altra. Abbiamo dei saggi storici, romanzi, addirittura un romanzo urbanistico, un altro ancora romanzo urbanistico. Insomma, è uno, come dicevo, delle opportunità che il parco, che vuole aprire le porte al territorio, offre alla cittadinanza. Siamo tra Termini, Merese e Cefalù. Speriamo che possa diventare un luogo di riferimento tra il Tempio della Vittoria e il Museo Pirro Marconi per regalarci un pomeriggio di tranquillità, di ascolto, dove emergono le varie culture. Quindi non possiamo essere che contenti di questa iniziativa, che è la prima iniziativa che si fa proprio al parco di Mera, sito afferente al parco archeologico di Mera Solo Intoiato. Avete altri eventi in programma? Sì, puntualmente come ogni anno e quest'anno confermiamo, avremo cinque serate cosiddette teatri di pietra, dove sarà di casa la tragedia greca. Stasera che parleremo di Eschilo, pensate un po', il padre della tragedia greca, non possiamo che trovare puntualmente dei connubi che danno un fil rouge, un filo conduttore in questa parte straordinaria del mondo classico e di cui noi siamo fortunati possessori di queste testimonianze che vogliamo aprire, come dicevo prima, alle popolazioni del territorio. Siamo in compagnia di Salvatore Parlagreco, scrittore che oggi presenterà il suo libro in occasione della manifestazione Mera Legge. Ci parli brevemente del suo libro e come mai ha deciso di aderire alla manifestazione. Ho deciso di aderire perché l'invito proveniva dal parco, quindi che conoscevo e quelli che lo rappresentano, ma al di là di questo lo faccio volentieri perché il mio lavoro va conosciuto e possibilmente riconosciuto. Eschilo è la Sicilia, sembrerà sorprendente quello che dico, però Eschilo è più siciliano che greco e la sicilianità e la grecità sono state la stessa cosa per tantissimo tempo, solo che oggi non lo sappiamo più. Il mio è un romanzo, ma è anche un giallo, ma è anche un saggio, ma è anche un'indagine. Realizzata col metodo classico, la ricerca dei moventi, la ricerca del profilo degli assassini, la ricerca del contesto. Tutte queste cose in maniera da arrivare al risultato di chi indaga. Sono stato l'indagatore, soltanto che per indagare mi sono servito di libri. Mi sono servito di testimonianze, mi sono servito di altri ricercatori. È così ho potuto raccontare un pezzo della nostra storia praticamente sconosciuta. Quello che ha contato e quanto ha contato Eschilo per la nostra storia, la nostra cultura, la nostra civiltà. Siamo in compagnia di Linda Cirivello, presidente Lions Club di Mera Cerere di Termini Merese. E a cosa è dovuta la vostra presenza alla manifestazione? Guarda, graziosamente Roberto Tedesco, che è un nostro caro amico e il direttore Targia, ci hanno invitato ad essere presenti a queste manifestazioni, a queste presentazioni di libri e noi abbiamo accettato molto volentieri perché abbiamo visto che sono libri molto interessanti, la location è spettacolare e quindi con grande piacere abbiamo accettato l'invito. E secondo voi quale può essere l'importanza che al giorno d'oggi può assumere una manifestazione come questa?
Guarda, diffondere la cultura è sempre importantissimo. Poi quando la cultura si mescola alla bellezza e si parla di libri circondati dalla bellezza di un posto come questo, penso che sia l'esperienza più bella che possa capitare. Siamo in compagnia di Giusy Collura, vicepresidente dell'Auser di Termini Merese. A cosa è dovuta la sua adesione a questa manifestazione? Noi abbiamo aderito con entusiasmo perché la valorizzazione dei luoghi della nostra cultura e della nostra storia è nel nostro statuto, diciamo, è l'apprendimento per tutto l'arco della vita, è l'obiettivo prioritario dell'Auser. Come si realizza? Lo realizziamo in tanti modi, con un laboratorio teatrale, un laboratorio di canto corale, una serie di lezioni dell'università che noi chiamiamo università senza età, che si svolgono da ottobre fino a giugno, e poi un gruppo di lettura. I libri sono i nostri amici. Noi abbiamo da 2 anni un gruppo di lettura che via via è fatto sempre più numeroso, in cui ogni mese, in base alle regole dei gruppi di lettura nazionali, noi ci riuniamo dopo aver scelto un libro, averlo letto individualmente, ci riuniamo per condividere la lettura, per condividere le impressioni, i giudizi, e ci siamo riuniti ormai da 2 anni presso la biblioteca riciniana, ed è stato un motivo per noi di grande soddisfazione, perché i libri sono cibo per la mente, e condividerne la lettura ci consente di metterci in relazione, ma così pure la lettura riguarda il laboratorio teatrale, perché leggono per tutta la stagione diversi testi dell'antichità classica, per esempio, prima di elaborare il progetto per una pièce che si rappresenta a fine stagione. Quindi i libri ci appartengono, e quindi questa occasione per noi è un motivo di soddisfazione e di collaborazione. Siamo con Flora Arrizzo, presidente onoraria dell'Archeo Club di Cefalù, e ci dica un po' della sua presenza a questo evento. La sede di Cefalù è stata coinvolta in questa interessante iniziativa, diciamo di carattere e di spessore culturale, e così non poteva non essere, organizzata appunto dal parco archeologico di Imera, e soprattutto dal direttore del parco, l'architetto Mimmo Targia, che ringraziamo appunto per averci coinvolto. Diciamo che la nostra sede è sempre stata molto vicina a questo territorio. Abbiamo condiviso altre iniziative, abbiamo organizzato presso la nostra sede a Cefalù anche un ciclo di conferenze su Imera, perché per noi è fondamentale fare conoscere e divulgare appunto le informazioni e le conoscenze che riguardano il territorio e soprattutto le aree archeologiche più vicine. E quindi siamo ben lieti di essere qui, questo primo incontro di Imera Legge.